Due vittorie di fila, bando ai facili entusiasmi. Servono naturalmente conferme. La parola d'ordine, una sorta di mantra, è continuità. A Imola per il terzo successo consecutivo. Non accade dalla stagione 2015-2016, di fatto da una vita. Così Gaetano Auteri. Dobbiamo dimostrare di essere prima di tutto continui dal punto di vista tattico e dell'espressione di gioco e come squadra, e poi all'interno dei concetti di squadra occorre anche fare prestazioni individuali importanti. È chiaro che c'è qualcuno che sta meglio, è chiaro che c'è qualcuno che adesso è un po' più tranquillo dal punto di vista mentale. Purtroppo in alcuni momenti questo ci ha condizionato tanto, siamo incappati, ma lo ripeto, ma non era i due centrocampisti, i tre centrocampisti, la difesa a tre, tutte cazzate, perché poi noi in campo giochiamo in un modo duttile. Rispettiamo naturalmente il pensiero del tecnico, ci mancherebbe, ma se così fosse, perché tornare alla difesa a tre? In realtà cambiare il sistema di gioco è stato un errore, ha tolto certezze alla squadra, che a poco si è snaturata. Del resto il 4-3-3 è durato lo spazio di 4-5 partite, modulo che si fonda su principi e concetti diversi dal 3-4-3, per il quale va ulteriormente ribadito, la rosa è stata male assortita. Detto questo, sono sempre fondamentali interpretazioni e atteggiamento. Se si sbagliano, numeri e sistema di gioco diventano irrilevanti. A Imola Auteri sembra intenzionato a cambiare pochissimo. Una al massimo, due pedine rispetto all'11 schierato contro la Pistoiese. Drudi ha recuperato ma dovrebbe giocare in grosso. Indisponibili Di Gennaro, Radaelli e lo squalificato Rizzo. Non convocati Galano e Marilungo. La probabile formazione. Sorrentino Trepali. Nel cuore della difesa Ijanes, Ingrosso e Veroli. Sulla fascia destra Cancellotti favorito su Zappella, a sinistra conferma per Rasi, in mezzo sarà rilanciato Capitan Memusci, al suo fianco più Giambo che non Pompetti, che dunque comincerebbe dalla panchina, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Imolese quart'ultima con 18 punti, 2 di penalizzazione. A digiuno di vittoria il team emiliano dal 23 ottobre 5-0 con Grosseto in casa, quindi appena 2 pareggi in 7 partite, ma squadra in ripresa. 2 settimane or sono ha fatto soffrire il Modena. A Pesaro nell'ultimo turno avrebbe meritato il successo. Vona squalificato, Letizia infortunato, stanco fuori rosa. Rientra il centrale Matteo Angeli, classe 2002, scuola Milan. 5 reti all'attivo, miglior marcatore dell'11 di Gaetano Fontana. Rossi tre pali, Lia, Rinaldi, Angeli e Liviero in difesa. Torrasi, vertice basso del triangolo di metacampo completato da Alessandro Lombardi e Benedetti. In attacco la ex Padovan con Turchetta e De Sarlo. Inizialmente ai margini gli altri due ex, Belloni e Masella. Ma la flessione è solo quella di risultati, perché li ho visti, li abbiamo studiati, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra organizzata. Poi conosco Fontana, è un allenatore che dà criteri alle proprie squadre. Hanno anche un mix fra giovani e giocatori esperti, ma ripeto, tengono bene il campo, squadra che accetta il confronto, squadra che gioca a calcio. È un bel test impegnativo per noi e di conferma soprattutto. Dopo la trasferta di Imola, il match di Ancona in programma mercoledì prossimo 22 dicembre alle ore 18, poi la sosta e il mercato di gennaio. Auteri non parla di profili, ma fornisce qualche indicazione. Se ci dobbiamo migliorare non ha importanza il dato anagrafico, servono giocatori ma non funzionali a quello che voglio fare, servono giocatori bravi che abbiano voglia di lavorare, che abbiano motivazione, che abbiano senso di appartenenza, che siano sani e integri dal punto di vista fisico. Poi in campo li metteremo, però a quei discorsi ci penseremo più avanti.